Ragazzi, buongiorno, 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 buongiorno. Scusatemi il ritardo di ieri notte. E insomma, ho visto una partita, insomma, un po' deludente. E, insomma, altri commenti da aggiungere su questa Fiorentina Inter non ce ne sono, perché alla fine la squadra è quella, già si sapeva, tutti dicevano che ero pazzo a dire che dopo questi risultati non ero mai contento. E vedi, poi alla fine i risultati si vedono, poi alla fine, in un certo, dopo un certo tempo, perché 4 mesi dopo siamo appunto a capo, che la rosa era incompleta, società Sabatini, diciamo che eravamo a posto, senza un difensore, senza un centrocampista, senza un attaccante. E la situazione è questa. E adesso il calciomercato. Il calciomercato dirà, giornalisti tireranno fuori altri nomi, nomi nuovi, tra cui Mkhitaryan, che già ci ha sputato la scorsa estate, che sinceramente non è un nome che mi dispiace, però tanto non arriverà mai. Arrivano dei giocatori mezzi sconosciuti, tipo sto Bastoni qua, che non ho mai visto giocare, che cacchio è, cioè non lo so. Lui dice, vabbè, magari ci azzecchi come screener, ma uno come screener ce l'azzecchi una volta ogni 10 anni, l'azzecchi. Cioè non è per pessimismo, ma io non vedo più un futuro certo per questa Inter, per arrivare in Champions. Ma cacchio fai? Come fai? Cioè, una rosa incompleta ad arrivare in Champions League, cioè, ma non so se lo metto in testa se sta società, perché tanto arrivi poi a maggio che sei magari punto a capo, vai in Europa League, che fai? Ormai è un ciclo continuo, solito, è così. Sto fair play finanziario, sta un'altra pagliacciata qua, che io non capisco. Ti spendono e spandono, e noi da risparmiare a guardare lo stipendio di quello, no, è troppo alto, non possiamo fare. Ah, scusa, perché alzate lo stipendio di Card? Perché glielo alzate? Alzo no, più ai Card e agli altri niente. Ah, ma scusa, ma che questa è una società seria? A me non sembra, assolutamente no. Ora abbiamo fatto fino al 31 gennaio, vediamo cosa combinano. Se vendiamo qualcuno, cosa che dubito, diciamo, Mario, che cacchio se lo compra? O lo dai all'estero come con Dobbia, però, cioè, devi mettere, deve essere uno scambio, uno scambio come si deve. Addirittura l'altro giorno ho letto di Icardi al Real, sì, che sinceramente, guarda, io a occhio chiuso vendere Icardi, che cacchio me ne frega. Prendo Benzema, prendo pure i soldi, con quei soldi mi faccio la squadra. Altro che stare a risparmiare, fair play, stipendi. Ma vaffanculo, ma vendi sto Icardi, va. Vendi 120 milioni, quanto cacchio vale? Ti metti a posto tutta la rosa, ti fai la squadra con quei soldi. Inutile puntare soltanto su uno. Vabbè, uno che segna, per carità. Quello non è che non è da dire, però se vendi un giocatore che ne vale 120 milioni o quanto cacchio è la clausola, ti fai la squadra. Una società ragiona per la società, non ragiona per quel cacchio di capitano, che per carità è 18 gol, ma alla fine vedete qua dove siamo, capocannoniere, e poi siamo sempre quarti, quinti. E alla fine non so, se vedono che qualcosa non va a sto punto, cioè se abbiamo, cioè o metti due punte. Ma quello sono gli allenatori che non se lo mettono in testa. Non lo so. Non so più che dire. Non so più che dire, perché mai. Io, come già vi dicevo qualche tempo fa, mi sta venendo la nausea vedere questa formazione. Sembra che 4-2-3-1. 4-2-3-1. 1. Una punta. Mettine due, porca puttana. O 3, 4-3-3. Che ne so. Che cacchio, ne metti di qualcosa. O magari in mezzo di Perisic come seconda punta. Che ne so. No, sembra le solite cose. Addirittura ieri poi João Mario esterno, io non l'ho capita. Allora che magari più o meno era il suo ruolo, però in questo momento mettere João Mario che quando cammina fa così,
che perde i palloni, cioè no, non ha senso, non ha senso, non ha affatto senso. E non capisco perché sui giovani sembra che ci abbia paura, non lo so, non so Spalletti che idea. Ovviamente lui ne sa più di me, ovviamente ci lavora con questa Inter, con la squadra. Però perché non puntare su Framon? Perché non puntare su giocare un calcio un po' più veloce? Siamo lenti, lentissimi. Cioè, giochi con 12-13 giocatori per 20 partite, poi giocare con altri giocatori, tipo Caramo che è un po' più fresco, o anche Eder, bene o male, Eder è più fresco degli altri. Ha giocato poco e niente. Quindi scusa, se non vuoi puntare sulla qualità, punta almeno tanto sulla fisicità, almeno. Meno male sono un po' più in forma, penso, poi non lo so, poi non lo so. Comunque. Ragazzi, buon weekend, buona Epifania. Che tu le feste si porta via. Si porta via anche le nostre vittorie, ormai non vinciamo più. Iscrivetevi al canale. Ieri volevo dire 2000 iscritti, ho detto non so perché 1500. Vedo che stiamo salendo parecchio. Quindi cerchiamo di arrivare a 2000 iscritti entro il 31 gennaio. Dai, cioè, ragazzi, ce la facciamo, ce la facciamo. Pian piano vedo che si sale. È un obiettivo davvero difficile da raggiungere, però proviamoci. Entro il 31 gennaio, iscrivetevi, ragazzi. Forza Inter, ci vediamo nei prossimi giorni, ci sarà la sosta, proverò a fare qualche carriera con FIFA 18, così qualcuno sarà contento. Nient'altro da aggiungere, vediamo su calciomercato cosa riusciranno a fare. Spero il 31 gennaio di fare un video non incazzato come il 31 agosto, speriamo. Ciao ragazzi, forza Inter, sempre. Nel bene e nel male, anche in questo male. A presto.